Thank you.
Buonasera a tutti. Le Golden Epave vi danno il benvenuto in questo viaggio attraverso le tante forme della musica ebraica. Non abbiamo la presunzione di raccontarvene cronologicamente la storia, ma cercheremo di farvi assaporare le mille sonorità, passate e presenti, di un popolo che ha fatto della propria musica un elemento portante della propria cultura. Abbiamo scelto il nome Golden Epave perché ci ha affascinato l'immagine mitologica del pavone dalle penne d'oro, che ha la missione di portare attraverso oceani e continenti messaggi d'amore. Signore e signori, le Golden Epave. Thank you.
ebraico-spagnola a quella dell'Europa dell'Est, con la canzone tipicamente Yiddish, ancora una volta il pavone d'oro accoglito, portando una lettera della regina della Turchia, il rabbino Tam, che imbarazzato si trova a dover rifiutare questo amore. Thank you.
giudaico spagnolo che racconta la storia della lotta tra il bene e il male. Il re Nimrod è il crudele protagonista della storia e infatti è il re che ordinò l'uccisione di tutti i bambini per impedire la nascita di Abramo, il profeta biblico. Come ce ne sono tante nella tradizione yiddish. La musica yiddish nasce dalla tradizione mistica ebraica dell'Europa orientale. L'allegria, ricercata attraverso la danza, la musica, il tabacco, era un modo per avvicinarsi a Dio tramite la perdita di contatto con la realtà e il raggiungimento di uno stato euforico. E allegria e felicità, qual è la novità? Ci sono il re e il regno, ma nel giorno del riposo un ebreo canta una canzonetta, Melach Meluchim. Thank you.
Thank you.
per incontrare un duo vocale americano, le Berry Sisters. Al secolo le sorelle Bagerman, che sull'onda di tanti gruppi vocali swing, come le Andrew Sisters, hanno spopolato tra gli anni 40 e 60 con il loro swing in Yiddish. Questa canzone, Der Neue Chef, ha avuto talmente fortuna da essere stata poi reinterpretata in inglese da Carmen Miranda con il titolo The Wedding Samba. Little dance on the bed, mend the night.
Gerusalemme d'oro, Yerushalayim shel zahav. È una canzone popolare israeliana scritta e musicata da Naomi Shemer negli anni 60. La canzone è uno dei pezzi più famosi e amati dal pubblico israeliano tra gli ebrei del mondo accanto ad Avraham Avinu.
Grazie. Adesso un brano strumentale che non è ebraico, ma è stato adottato da moltissimi gruppi di klezmer. Si tratta della Csárdás di Vittorio Monti. La Csárdás è una tipica danza folcloristica ungherese alla quale Monti si è ispirato per questo famosissimo brano. Csárdás. Thank you.
pochi sanno essere una romanticissima canzone d'amore. Amore, dimmi di nuovo, cosa può crescere senza pioggia? Cosa può ardere per molti anni? Cosa può bramare e piangere senza lacrime? Giovane e sprovveduto, perché domandare ancora? È la pietra che può crescere senza pioggia, è l'amore che può ardere per molti lunghi anni ed è il cuore che può bramare e piangere senza lacrime. Tu me la dai. La musica ebraica non è fatta solo di canzoni della tradizione, ma vi è una continua produzione di nuovi brani. Un esempio è questa canzone che è stata scritta nel 1967 per il musical con Julie Andrews, Thorough in Modern Millie, nel quale la protagonista si trova a bere e a cantare a un matrimonio ebraico. E quindi alla salute. Oh,
Altov. Da trade union tra la musica ebraica e lo swing. È una storia particolare. Si tratta di Baimir Bistushain, scritta nel 1932 per il primo e unico musical di Broadway scritto in Yiddish, che ebbe peraltro ben poco successo. Ma la canzone, venduta dall'autore per pochi dollari, venne tradotta dal famoso paroliere Sammy Cahn in inglese e affidata alle allora sconosciute Andrew Sisters, che ne fecero un successo internazionale. Baimir Bistushain. Und wenn die Weiß den Kinder schütteln,
Grazie a tutti per essere stati con noi questa sera. Vorrei ringraziare in particolar modo lo staff tecnico e Daniele Lascar e Michele Luzzatto per la consulenza linguistica e musicale, Stefano Cabrera per gli arrangiamenti, e vi ripresento le componenti di questo gruppo. Al pianoforte Valentina Verna. Famoso, vediamo se lo riconoscete.
prossima ora di Trendemi. Thank you.